serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti perché è nuovo nel canale. Allora, after patch duplicazione massivissima, faremo un veicolo ogni 20 secondi. Requisiti, ragazzi, per chi si bugga e aiuta a duplicare, ragazzi, servirà l'agenzia, è fondamentale, ragazzi. Invece chi dovrà duplicare servirà l'arena con all'interno la Issi. È uguale, potete metterla in tutti e tre i piani. E servirà anche il com, quindi anche il bunker, ragazzi, per salvare il veicolo duplicato. Quindi a questo punto possiamo tenere veicoli da sacrificare da tutte le parti, ragazzi, in qualsiasi garage. E ci servirà un amico che ci dia una mano. Quindi iniziamo con il glitch e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare per buggarci. Adesso vi farò vedere la parte di chi si bugga per far duplicare il secondo. Quindi, ragazzi, dobbiamo avere attivo un veicolo personale per poi rimandarlo al deposito. E a questo punto dovremmo cambiare sessione. Ma prima, raga, dovete mettervi il rientro all'agenzia, perché quando andremo a cambiare sessione o andremo al creatore, ci faremo invitare poi dal nostro amico nella stessa sessione di prima, rispawneremo all'interno dell'agenzia. Quindi io sono andato al creatore per farmi rinvitare da Freeplay che stava nella sessione di prima, raga. Quindi, raga, a questo punto, una volta che siamo andati nel creatore, ci siamo fatti rinvitare dal nostro amico, siamo spawnati dentro l'agenzia, dobbiamo andare giù dalla reception. A questo punto, ragazzi, dovremmo avere il veicolo personale non attivo. Quindi se ce l'avete attivo, mandatelo al deposito. Io infatti, come vedete dalla minimappa, ce l'ho presso l'attivo e lo mando al deposito. Facendo questo avremo la possibilità poi di richiederlo. Quindi a questo punto, una volta mandato al deposito, regà, apriamo il nostro telefono e andiamo ad avviare l'attività veloce braccio di ferro da soli in sessione, ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo il braccio di ferro avviato, regà, dovremo aspettare circa 10-15 secondi che in basso a destra, dove c'è scritto in cerca di un'attività, ci dia il popolamento 1/2, ragazzi. A quel punto, quando abbiamo il popolamento 1/2, dovremmo richiedere il veicolo personale e fare il glitch con la freccia destra per accedere al menu dell'agenzia. Quindi adesso ve lo spiego bene. In questo momento che vedete 1 di 2, vado su veicoli, richiedo il veicolo personale, chiudo il menu interazione, ragazzi. Dopo che ho chiuso il menu interazione, schiaccio freccia destra e spammo A se gioco da Xbox o X se gioco da Play, ragazzi. Saremo frizzati in questa schermata nera e a questo punto non ci resta altro che dirci al nostro amico che sta nella sessione con noi di avviarci un lavoro da titano. A questo punto, raga, ci dovrà invitare e quando siamo nel primo messaggio vuoi davvero unirti, gli diciamo di quittare il lavoro da titano. Facendo ciò noi potremo accettare i messaggi, ragazzi, e ci farà tornare in lobby. Allora, può succedere una volta su 2000, come è successo a me, ragazzi, che se il vostro amico quitta troppo tardi, rispawnate in questo punto. Ma se voi fate tutto correttamente, raga, spawnerete all'interno dell'agenzia. A questo punto proviamo ad andare ad avviare un'attività. Se ce l'è da grigia, ragazzi, gli diciamo al nostro amico di rifare il lavoro da titano, di rinvitarci e di quittare l'attività, raga, quando è in quando noi siamo in questa schermata. In questa maniera, quando spawneremo, raga, saremo già buggati per duplicare. Può capitare delle volte che c'è un suono fastidioso, nessun problema, ragazzi, potete fare tranquillamente così. Riavviate l'attività dell'Arena War, raga, quindi queste qua tra le prime, e ne avviate una a caso, è uguale. L'importante è che avviate un'attività dell'arena. Perché questo? Perché oltre, tra virgolette, teletrasportarci già giù dall'arena per far duplicare il nostro amico,
saremmo anche senza quel bordello che rimane a volte sotto. Però se voi fate tutto correttamente e spawnate nell'agenzia, raga, non si bugherà nulla. Quindi a sto punto vi fate invitare l'ultima volta dal vostro amico nel lavoro da titano, raga, e una volta che siete nel messaggio gli dite di quittare. Quando lui quitterà noi accettiamo tutti i messaggi e finalmente saremo spawnati davanti all'arena, ragazzi, senza nessun rumore, buggati per far aiutare il nostro amico. A questo punto potremo avere la possibilità di fargli fare al nostro amico una macchina ogni 20 secondi, raga, glitch bombissima. Quindi passiamo subito alla visuale di chi duplica, che sono sempre io. Però vi faccio vedere come duplicare. Questa era la parte, raga, di chi si bugga per far duplicare l'amico. Voglio che sia chiara sta cosa. Quindi ragazzi, in questo caso non sono io quello buggato, ma è Giuse, Friple. Quindi Friple, che si è buggato per farvi vedere come duplicare, cosa dovrà fare? Deve salire sul veicolo mio personale, ragazzi, la persona che è buggata. Quindi poi manderò al deposito il veicolo e come ben vedete il nostro amico, siccome è buggato, non scenderà dal nostro veicolo personale. A questo punto ci dirigiamo dentro l'arena, ragazzi, e andiamo a cercare la nostra Issy. Anche se nel primo, nello 0, nel 12, nel 24esimo piano va benissimo lo stesso, ragazzi. L'importante è che entriamo dentro l'arena e saliamo sulla nostra Issy. Una volta che siamo dentro l'arena e siamo dentro la nostra Issy, ragazzi, schiacciamo la freccina per andare a fare una modifica. E a quel punto semplicemente dovremmo uscire direttamente dall'arena, ragazzi. Direttamente dal menu delle modifiche usciamo dall'arena. A questo punto, raga, abbiamo fatto la prima macchina. Dobbiamo solo cambiarci la targa. Quindi una volta che spawniamo fuori, andiamo vicino al nostro amico, così non vi potete sbagliare. E quando siete vicino al vostro amico, raga, vi andate a richiedere un veicolo personale che volete andare a sacrificare. Se avete delle Deluxo e volete fare le macchine da 3.800.000, semplicemente in questo momento andate a recuperarvi una Deluxo nei vostri garage e la richiedete. Ragazzi, se non avete le Deluxo, contattatemi, aggiunta Deluxo, full Deluxo, primo e secondo PG a prezzi stracciati. Quindi a questo punto io vado nel piano del Night, mi vado a recuperare una Deluxo, ragazzi. Una volta che ho richiamato la Deluxo, aspetto circa 5 secondi. E una volta che sono passati 5 secondi, ragazzi, gli diciamo al nostro amico di scendere dal nostro veicolo personale. Il veicolo, quando lui scenderà, despawnerà all'istante e la targa cambierà immediatamente. E quindi sbadabam, regà, avremo duplicato la Issy, l'avremo fatta da 3.800.000, avremo messo una targa nuova e quindi non ci resta altro che andarcela a salvare. Se volete farlo massivo continuamente, ragazzi, io vi consiglio di chiamarvelo prima il com e mettervelo qua vicino. Io invece l'ho chiamato adesso proprio per farvi solo vedere che funziona e non me ne frega niente. Quindi ragazzi, entrate dentro il com e salvate il veicolo. Una volta salvato il veicolo, se volete continuare a duplicare, semplicissimo, scendete con lo stesso veicolo, ragazzi, con la Issy, andate dal vostro amico, fate salire sulla Issy il vostro amico e una volta che il vostro amico è sulla Issy lo mandate al deposito. Il vostro amico rimarrà sulla Issy. A quel punto noi entreremo dentro l'arena, ragazzi. Prendiamo la Issy, schiacciamo la freccina, andiamo dentro il menu delle modifiche, ragazzi, usciamo direttamente dall'arena e poi possiamo richiedervi con la sacrificare, facciamo scendere il nostro amico dalla moto, dalla Issy che sia, e avremo duplicato, e per salvarla entrate nel com. Ragazzi, io spero che i miei video vi siano d'aiuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale, ragazzi, condividete, iscrivetevi, aiutatemi a far crescere e conoscere questo canale altrove, raga. Perché veramente il vostro supporto è semplicemente con i mi piace e con condividere i nostri video e con attivare la campanellina del canale, così vi arrivano tutte le notifiche instant appena noi pubblichiamo, ragazzi. Ah, dimenticavo!
se volete un'aggiunta deluxe, raga, ve lo ribadisco, c'è la promozione con due account full deluxe al prezzo di una. Quindi non esitate, scrivetemi su Telegram, scrivetemi in privato, su Instagram, dove cavolo vi pare. Bella, raga, alla prossima.